montagne ammantate di abeti, aria profumata di pino, uno dei mille aspetti pittoreschi delle Alpi. Laggiù, in fondo alla valle, un paesino dimesso. Il nostro itinerario della salute ha inizio da un solitario villaggio di montagna e precisamente da questa casupola. Qui nacque Roberto Koch, lo scienziato illustre che nel 1882 scopre il piccolissimo mostro che da secoli affligge l'umanità, il bacillo della tubercolosi. La strada è ormai aperta alla lotta contro l'insidioso nemico. Un'altra gloria della scienza, Carlo Forlanini, scopre il primo metodo di cura della tubercolosi polmonare, il pneumotorace artificiale. Ed ecco all'inizio del secolo il dottor Antonio Zubiani edifica a Pineta di Sortenna, sulle Prealpi di Sondrio, il primo sanatorio italiano. Il suo esempio è presto imitato. La montagna è l'ambiente ideale per la cura ai malati di tubercolosi polmonare. E per essi, nel limpido e rasserenante clima montano, sorgerà addirittura una città, modernissima, graziosa e ricreativa, dotata di tutti i presidi terapeutici. Nasce così nei pressi di Sondrio il maestoso villaggio sanatoriale di Sondalo, dove migliaia di ammalati e di convalescenti ritroveranno nella rinascente fiducia la ragione di vivere. Ma il male non colpisce soltanto i polmoni. Il bacillo non risparmia gli altri organi e attacca anche le ossa. L'esperienza iniziata da Barellai, medico e malato egli stesso, verso la metà dell'Ottocento, dimostra in modo chiaro che l'aria marina è in questi casi più efficace del clima alpestre. Sulle riviere battute dal sole, sui poggi più ridenti e smaglianti, s'aprono le verande di nuovi sanatori, ospitali confortevoli, nei quali agli infermi sarà meno duro il forzato abbandono del lavoro, il distacco dai familiari. I risultati di questa silenziosa e tenace lotta contro il male sono ben presto evidenti. Nel 1887 la mortalità per tubercolosi era del 2,13%, nel 1900 scende a 1,73, nel 1910 a 1,61, nel 1930 a 1,08, nel 1937 a 0,87. Il male è in regresso con ritmo continuo. La certezza della vittoria si rafforza sempre più quando un boato sconvolge l'umanità. La guerra si scatena tra gli uomini. Gli affanni, le sofferenze, l'alimentazione insufficiente, i tristi e squallidi campi di prigionia ridestano la virulenza del bacillo di Koch, che sferra una nuova e più atroce offensiva contro l'umanità. Durante e dopo la tragica vicenda, la mortalità risale paurosamente. Ma se la guerra porta con sé lutti, miseria, distruzione, essa è anche uno stimolo potente a nuove ricerche, a nuove scoperte. La lotta contro la morte trova più validi mezzi per combattere il male. Streptomicina, acido paraminosalicilico, isoniazide. Ma non basta combattere, arginare il male. Per vincerlo sicuramente bisogna prevenirlo. Ed ecco a fianco dei sanatori sorgono dovunque preventori che accolgono i fanciulli dai 6 ai 12 anni. Il preventorio è veramente per loro una seconda culla. Rafforzare, educare, temprare i corpi gracili vuol dire sbarrare la strada all'insidiosa malattia. La propaganda educativa dà intanto i suoi benefici frutti. Giovani e adulti, tutti si sottopongono ora alle visite sanitarie di controllo senza assurdi timori ma con serena fiducia. I moderni strumenti d'indagine sono tra i più perfetti creati dall'ingegno umano. Gli apparecchi radiografici e schermografici offrono documenti obiettivi e sicuri. La diagnosi non è più incerta. Nel gioco di luci ed ombre della lastra e dello schermogramma, l'occhio esperto scopre i segni più sottili del male e quando il male è scoperto all'inizio, la lotta è più facile. Intanto, nei laboratori proseguono le ricerche, alla scoperta di nuovi medicamenti che garantiscano la vittoria assoluta contro l'insidia mortale. Ecco, dai complicati congegni creati dal genio umano e che ubbidiscono docili e instancabili alla volontà dell'uomo, escono i minuscoli tubetti che racchiudono la difesa della vita.
il mostro, l'orrendo invisibile bacillo che per tanti secoli ha tormentato e dilaniato l'umanità, non ha più requie ormai. La lotta è decisa, serrata, implacabile, come il ritmo continuo, regolare, sicuro degli strumenti che preparano i mezzi per combatterlo. E la mortalità per tubercolosi diminuisce sensibilmente, ma l'infezione non s'arresta, il male è sempre in agguato, perciò continua tenace la ricerca di medicamenti più efficaci. Nei laboratori, silenziosi, lo studioso si piega ancora paziente sui libri e sulle provette, traendo energia e conforto da ogni più piccola conquista. Gli uomini sanno ormai che il bacillo di Koch, inesorabile fino a ieri, è oggi energicamente contrastato e si sentono più sicuri, si dedicano al lavoro con maggiore lena. Le loro menti non sono più preoccupate, il loro animo è sereno. Le fabbriche aumentano il volume della produzione. Altre ciminiere svettano nel cielo. Nuovi centri di lavoro animano la terra ieri deserta e silenziosa. Si costruiscono strade, nuove arterie di vita. Nascono villaggi. Scompaiono rapidamente i segni tremendi della guerra. Sorgono nuovi quartieri. I centri urbani si espandono. Gli uomini, le mamme soprattutto, sanno che i loro figli avranno un domani migliore. Le nuove generazioni possono essere meglio difese contro il pericolo tremendo. Isolati dal fervore della vita, che hanno reso più serena con le loro mirabili scoperte, gli uomini di scienza conducono senza soste la loro umana battaglia. La tubercolosi non spaventa più, ma non è ancora vinta. Perciò la lotta continua e non terminerà finché il mostro orrendo non sarà definitivamente annientato.